Eccoci, buongiorno, buongiorno a tutti gli amici e le amiche di InfoCilento dall'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi. È davvero una giornata storica per la provincia di Salerno e più in generale per l'intero territorio. Dopo anni di chiusura e un investimento di oltre 250 milioni di euro, riapre oggi un'infrastruttura importantissima. L'aeroporto di Salerno decolla e noi questa mattina abbiamo intervistato quelli che sono i primi passeggeri ad essere arrivati nello scalo salernitano. Tra emozione e tanta sorpresa di trovare un aeroporto bellissimo, panoramico e un po' in miniatura. Anni che sono andato a prendere l'aeroporto a Napoli, penso che è una cosa molto importante per noi e per tutta la città. It was very good and also I'm used to travel. It was the first time that I had this kind of welcome, so it was really nice. Allora, sono di Napoli, per la primissima volta che arrivo a Salerno, sono molto felice. Finalmente poi abito anche, ho una casa anche qui vicino, insomma è molto più semplice per arrivare, insomma, molto, molto bello, emozionante. Molto panoramico, devo dire la verità, un bel mare da poter osservare, poi siamo arrivati anche con largo anticipo, con 25 minuti di anticipo e questo, diciamo, fa una grande anche emozione e insomma tutto molto nuovo, insomma. Il rientro meraviglioso, perché cosa che non vedi mai quando arrivi a Napoli, tutte le isole e poi la costiera amalfitana, bello, bello. Emozione, e devo dire che loro erano emozionati, perché poi c'è stato un piccolo buffet a Malpensa, ma loro erano decisamente emozionati, tant'è che alcuni di loro erano in volo e poi tutto pieno l'aereo, quindi... Tutto bene, veniamo da Nantes, veniamo. È stato un volo come gli altri. Tutto in miniatura, ma è bello. Ci dà la possibilità di atterrare o a Capodichino o qui. Prolungamento della pista, nuove aerostazioni per i passeggeri sono solo alcuni degli interventi che hanno interessato e che stanno interessando il nuovo scalo, che si appresta quindi a diventare un nuovo volano per l'economia dell'intero territorio. Soddisfatto di quanto è stato fatto il consigliere regionale Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti e Urbanistica. Questa giornata è frutto di un lavoro di questi anni intenso, fatto da tutte le componenti, GESAC, la Regione Campania, gli enti territoriali. Siamo riusciti a portare a casa questo primo risultato, che è appunto la pista prolungata, i primi voli da e per Salerno, e lavoreremo nei prossimi mesi per completare questa importantissima infrastruttura che darà una ricaduta economica a tutto il territorio ed una crescita anche dell'occupazione. Oggi veramente possiamo dire che questo è un aeroporto, voli nazionali, voli internazionali, pista a 2200 metri, almeno due terminal per i voli privati e i voli ovviamente commerciali, che saranno pronti nei prossimi 2 anni, quindi vedremo veramente una crescita mese dopo mese. Collegamenti con gli autobus ne sono già stati garantiti in maniera sufficiente, ovviamente cresceremo anche in questo ogni settimana, aspettiamo la metropolitana nel 2026, i lavori di RFI già sono iniziati, quindi tutto l'insieme delle infrastrutture vale 600 milioni di euro tra aeroporto e collegamenti esterni. Ma io sinceramente, quando è arrivato il primo volo da Nantes, io non mi aspettavo che l'aereo fosse pieno. Vuol dire che dal primo volo, dal primo momento, la gente utilizzerà questo scalo per ovviamente raggiungere i nostri posti bellissimi, Costiera Amalfitana, Cilento, Pompei, Pestum. Io credo che la posizione dell'aeroporto di Salerno forse è unica al mondo. Io faccio un lavoro straordinario, impegnativo, che però dà tante soddisfazioni, perché sto girando da mesi l'Italia in lungo e in largo, finanziando, progettando, sbloccando, inaugurando opere che sono fondamentali per il lavoro, la sicurezza e lo sviluppo del paese, dal Veneto alla Puglia, dalla Lombardia oggi a Salerno, un sistema aeroportuale che porterà migliaia di posti di lavoro sul territorio, che collega Salerno, la Campania, l'Italia con Londra, con Berlino, con altri paesi del mondo. Ogni nuova infrastruttura significa lavoro, ricchezza, turismo, benessere. E l'appello che ho fatto oggi alla politica è di unirsi e di non fermare le infrastrutture. Io non capisco come si possa dire di no a un ponte che dopo un secolo unirà Sicilia e Calabria creando lavoro, no a una diga che per il porto di Genova sarà fondamentale. Abbiamo bisogno di recuperare anni di no, di fermi e di ritardi, quindi quella di oggi è una giornata importante anche perché è un punto di partenza. Qua arriveranno turisti, arriveranno imprenditori. Stiamo finanziando con 300 milioni di euro la metropolitana che arriverà qua, e quindi significa viaggiare di più, inquinare di meno, guadagnare di più. Una bella giornata. Quando la politica si unisce sulle infrastrutture fa un bel servizio. Spero che certa sinistra la smetta con i suoi no, perché non è un danno per Salvini o per la Lega o per il governo, è un danno per l'Italia. 20 anni di balbetti, di incertezza, e tanto per essere chiari,
se non avessimo avuto noi il governo della Regione Campania, questo aeroporto non si sarebbe fatto mai. Abbiamo raggiunto un'intesa importante negli anni scorsi con GESAC, GESAC è la società che gestisce l'aeroporto di Napoli Capo Vicino. La Campania era l'unica grande regione a non avere più di un aeroporto. Con questo aeroporto di Salerno noi abbiamo finalmente due aeroporti. 15 anni fa ancora, quando si parlava del nostro aeroporto, si parlava dei voli notturni. Abbiamo combattuto per avere un aeroporto vero. Oggi bisogna guardare soprattutto al futuro e affinché questo aeroporto possa lavorare a pieno regime. Allora, intanto è davvero una giornata storica. Abbiamo qui collegamenti con l'Europa, con città importanti del nostro paese. Abbiamo già la pista che è lunga 2 km e 200 metri, quindi avremo anche voli intercontinentali da Salerno. Dobbiamo completare solo un po' di espropri dopo la pista, ma ormai ci siamo. Avvertiamo tutti quanti che questo terminal andrà demolito, perché qui verrà la struttura definitiva, quindi le linee si sposteranno nel terminal privato che si sta completando, poi qui verrà l'aeroporto definitivo, un'opera anche di bella grande architettura contemporanea.